Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto l'accordo sui bilanci del 2019. I fondi comunitari continueranno ad essere investiti a sostegno di crescita ed occupazione, ricerca ed innovazione, studenti e giovani. L'Europa dunque si doterà di 165,8 miliardi di euro in stanziamenti di impegno, ovvero gli importi autorizzati in un determinato anno, e 142,2 miliardi di euro di stanziamenti da erogare. Quasi la metà dei fondi sarà destinata a stimolare l'economia, l'occupazione e la competitività in Europa. Ne beneficeranno il programma Orizzonte 2020, compreso il progetto per il calcolo europeo ad alte prestazioni. 3,8 miliardi di euro andranno alle reti infrastrutturali per collegare l'Europa, mentre altri 57 contribuiranno a ridurre la disparità economica sia a livello nazionale sia tra gli Stati membri. Continua poi il sostegno ai giovani in vari modi, 20% in più per Erasmus rispetto al 2018, 143 milioni di euro per il Corpo Europeo di Solidarietà e 350 milioni per favorire l'occupazione giovanile. Abbiamo molti programmi, abbiamo un'attenzione più al sociale nel bilancio per il prossimo anno, ai giovani in particolare, alla disoccupazione giovanile. Ricordiamo per esempio che in Italia la garanzia giovani ancora non è stata messa a regime, questa possibilità di dare dei sussidi ai giovani disoccupati non è stata ancora messa a punto nella sua massima potenzialità, abbiamo ancora molti fondi da sfruttare. E chiaramente guardando al futuro queste politiche saranno sempre più importanti. Veniva menzionata l'agricoltura, nell'agricoltura stiamo proponendo una seria non solo semplificazione ma soprattutto una modernizzazione dell'approccio e anche dei fondi che riescano a dare voglia ai giovani agricoltori di rimettersi in gioco e di andare avanti in un mestiere che non è sempre facile, semplice, né appetibile per le nuove generazioni.